questo ricatto, questa mentalità mafiosa. Noi abbiamo la mentalità mafiosa. Noi quando ne tirano i peli, proprio quando nasciamo, nemmeno piangiamo subito, aspettiamo un poco, piangiamo dopo, proprio perché si nasce con questo tipo di mentalità. Pensa di andarla a spiegare a uno del Trentino Alto Adige, dice che significa so qua la mentalità mafiosa, che io a fine mese vengo in etia e del tuo lavoro voglio 1.000 euro. Chi lui dice, ma tu sbattisti un cozzo. Qua per noi è normalità, come è normalità anche che il genitore vada dal preside per raccomandare la figlia per farla promossa. È anche una forma di mafiosità. Ora per farvi vedere cosa è reato, che cosa facciamo? Ripeto, quello che dovrebbero fare tutti e che invece si diventa mosca bianca o bersaglio perché sono gli altri che non fanno il proprio dovere. È l'informazione che non fa il proprio dovere. È quell'informazione che dovrebbe fare le inchieste come si faceva una volta e che invece oggi, pensate, si deve prendere il tesserino per fare il leccaculo. Bisogna essere pure tesserati. Io sono stato rinviato a giudizio per esercizio abusivo della professione perché non avevo il tesserino. Quando sono arrivato davanti al giudice, il giudice mi ha chiesto, mi dice, ma lei ha 10 anni che ha fatto la lesione e un avo tesserino, il signor giudice, io mi sono confuso. Visto che noi siamo abituati a fare nomi e cognomi dei mafiosi presenti nel nostro territorio e li additiamo alla pubblica gogna, sia che sono in galera sia che sono in passeggiano, poi è il caso che li incontri, io da 4 anni che vivo sotto tutela dei carabinieri, io ero convinto che per fare il nome e cognome ci volevano 2 coglioni così, che sapevo che ci voleva il tesserino. Adesso che lo so mi adeguo. Il giudice si è abbassato sotto la scrivania, fece il triure e ridere, se so sì io me ne sta assolto con formula piena, attenzione, fatelo spiegare dai professori. Per l'articolo 21 della Costituzione, quell'articolo che recita che ognuno di voi è una redazione, la libertà di stampa, la libertà di espressione, la libertà di poter dichiarare tutto quello che cazzo volete attraverso qualunque mezzo, non c'è bisogno del tesserino, assoluto con formula piena. Non so il riconoscimento di cosa fate lei ad un territorio. Pensate che dopo aver fatto i nomi e cognomi dei potentati, dei poteri forti, a partire da abbiamo la più grande distilleria d'Europa all'interno del centro abitato, si chiama signora Bertolini. E per farvi capire chi è la Bertolino, la signora Bertolino è figlia di Giuseppe Bertolino che era l'autista di Al Capone. Nella nostra zona faceva l'assalto ai treni, ritenuto il capomafia di Bertolino. È cognata di un certo Angelo Sino, ministro dei lavori pubblici di Totorrina. Ogni volta che io dicevo la parola inquina, la distilleria inquina, lei mi faceva una querela dicendo che se era 20 anni fa sarebbe diverso il discorso. All'interno della distilleria c'erano personaggi come Angelo Sino, Giovanni Brusca, anche lo stesso Totorrina si dice che sia stato da quelle parti. Alla 200ª querela mi sono andato a spogliare nudo davanti alla distilleria, fece come San Francisco. Peccato che era il 31 dicembre, minchia ero fritto. Ho lasciato tutto là come a dire io non possiedo più un cazzo quello che vuoi fare. Io ho lasciato, mi sono lasciato le mutande perché non ho trovato una foglia di fico abbastanza larga per coprire le mie vergogne. Meno male che mia moglie non prende la parola perché dice che ci basta una foglia d'olivo. C'è mia moglie qua che mi fa anche da bodyguard, oltre che. Cioè me la sono scelta pure bene, cosa qualcuno mi vuole dare bastonate e ci ricupensaci tu. E allora, battute a parte, capita spesso, molto spesso, che uno scende dalla televisione dopo aver fatto nome e cognomi e va al bar con tutti i carabinieri che ti seguono e incontra il mafioso di cui hai parlato 5 minuti prima, vieni qua. Non devi fare un cazzo, vieni qua. Mi devo appoggiare. Girati. Poi trovo appoggiato alla cassa del bar. Fai la cassa.
così, bravo. Hai visto che bello? Lo trovo appoggiato alla cassa del bar che te fa. Perché noi abbiamo l'annacamento. Dove sta cassa? Abbiamo l'annacamento qua, no? Parliamo, diciamo, attraverso anche un linguaggio ondulatorio. Un mafioso s'annaca, la mattina, no? Scende dalla piazza, oggi comando io. Cioè, la parlatura è tutta affregata, pure, no? Cada lì se ne è meglio. E allora tu un gioco appoggiato e te fa. Te sei divertito? Ah, ti sei allora tu gli dai un talè in faccia, perché dalle nostre parti si dice oh, saluto al suo signore, no? Un talè ci fa, tipo, ma te sei proprio divertito? Ah. Allora uno si incazza e ci dice, mica vuoi, che vuoi, che è? E perché non ti metto un tappo in bocca e uno in culo? Guarda, se mi dai un'alternativa di dove posso cacare, magari ti faccio contento. E allora se ne vanno scurnacchiati. Perché a me piace dire, pensate che Telerato è una televisione, anzi, vedete se i vostri professori vi possono accompagnare a fare una gita. Sono tre stanze, è un appartamentino. E la cosa più grande che abbiamo è il bagno. Perché non è che non abbiamo paura, è che non ci spaventiamo. Solo che visto che abbiamo il bagno grande, quando abbiamo paura andiamo a cagare e ce la facciamo passare. Perché loro vivono. Loro vivono sulla nostra paura. E questa è la reazione. E non è che io, attenzione, Telerato c'ha le altre cose a conduzione familiare. C'ho una figlia di 18 anni, quanto voi, che ha lasciato la scuola per venirsene dietro papà. Ce n'ho un'altra che ha 27 anni oggi e aveva 16 anni quando è entrata in televisione, e pensate che a 20 e rotti anni ha vinto il premio internazionale Maria Grazia Cuturi, un premio molto prestigioso, come inviata di guerra in Sicilia. Pensate che per riprendere le nefandezze della distilleria Bertolini si è fatta mettere sul colpo di una pala meccanica, si è fatta alzare attraverso il muro e ha ripreso l'interno della distilleria. È diventata peggio di me. Tutto questo, questo modo di fare informazione ci ha portato a macchine bruciate, ad aggressioni fisiche, 40 gomme tagliate, ci hanno sparato alle macchine, hanno tagliato i freni delle macchine, ma purtroppo, caro professore, con i tagli della Ettore Gelmini, come la chiamo io, è proprio un defialetto, no? Che hanno fatto alla scuola, non ci sono più nemmeno i killer di una volta. Pensate che questo, io salgo sulla macchina, sai, quando uno mette in moto e frizzone il freno e mi trovo già il pedale, e cazzo. Allora abbiamo spiegato in onda perché li sfottiamo, li denigriamo. Abbiamo spiegato in onda che se ci fa il buco piccolino, l'olio fuoriesce piano piano, poi quando ti serve il freno, cazzo, ti vai a ammazzare. Ma ha fatto così, cazzo. Oppure fanno un assalto a un boss mafioso, sparano a un boss e me lo lasciano vivo. 7 colpi di pistola, 4 vanno a vuoto, 3 lo prendono. Ma tra le altre cose, la pistola non ha potere perforante, uno si ci ferma alla scapola, un altro entra e esce, e uno mentre cade gli entra nell'inguine. Minchia, quello è stato qui. E allora di nuovo, con i tagli della Intero Gelmini, non ci sono più i killer di una volta, ma dove cazzo è uscita questa pistola? Nelle patatine pari. Questo modo li fa incazzare. Pensate che abbiamo fatto demolire 5 enormi stalle abusive costruite su un antico borgo del Settecento, proprietari terreni erano 60 partenicesi. Ragazzi, non ha denunciato nessuno, nemmeno la Santa Romana Chiesa, che c'era una cappella. Quando noi abbiamo saputo che quelle stalle erano abusive, abbiamo chiesto all'amministrazione comunale di demolirle perché rappresentavano il simbolo del potere mafioso sul territorio. Ragazzi, ci sono stati sindaci che si sono fatti sfiduciare, se ne sono andati a casa pur di non demolire quelle stalle. E questo quello che fa rabbia. Chi è preposto a darci una mano non ha le palle per farlo.
E allora abbiamo portato avanti questa battaglia, ve la racconto brevemente. Pensate che il sindaco se n'è andato a casa, si è fatto sfiduciare, è venuto un commissario e dice: demoliamo queste stalle. Si fa una gara, un bando per far partecipare le ditte, ne partecipano tantissime, una che forse non sapeva chi era, la famiglia mafiosa locale che si chiamano Vitale, noi li chiamiamo fardazza, cioè straccioni. Sappiamo che si incazzano, glielo diciamo 4 volte al giorno. È come i pinguini, mattina, mezzogiorno e sera, supposta per la notte. La ditta inizia i lavori e io, mentre il martellone sta per buttare giù il cemento, ci metto il microfono. Immaginate un martellone che batte sul cemento, era un bordello, gli ho detto: questo non è rumore, questa è musica per le nostre orecchie. Perché si sta demolendo quello che ha rappresentato il potere di questa famiglia sul territorio. Nel pomeriggio il Rampollo, figlio del mafioso, perché i padri sono tutti condannati all'ergastolo, mi cerca in giro per il paese, mi incontra, mi blocca in macchina e cerca di strozzarmi con la cravatta. Tu sei troppo fragile, vieni qua che tu sei più forte. Strozzami. No, okay, ma cosa, cosa? Strozza. Strozza. Se non ci riesce lui, non ci è riuscito manco l'altro. Sapete perché? Perché questa cravatta ha il doppio nodo. E con il doppio nodo non riesce a stringere. Quindi, pensate, se era solo un nodo, diventa un nodo scorsoio, mi avrebbe ammazzato. E lì invece mi ha massacrato di botte, mi ha fatto anche un occhio nero, mi sono saltati i denti, 4 costole rotte, ho cercato di scendere dalla macchina, mi ha chiuso lo sportello nella gamba spezzandola. E quando sono andato a finire in ospedale, magari scherzavo, continuavo a scherzare, dicendogli: le radiografie fatemeli con la lampada, tanto le ossa si vedono. Non scherzo più invece quando arriva la famiglia, quando arriva Letizia, quando mi vede in quelle condizioni, con il ghiaccio nell'occhio, con la flebo, e quando ovviamente si mette a piangere, gli dico: non ti preoccupare, ci calmiamo un poco, non ho niente di grave, e poi si riparte. Mi sento rispondere: vatti a riposare, che ci penso io per questi pezzi di merda. E allora lì ho capito che il danno non l'ho fatto solo a me, ma a tutta l'intera famiglia. Perché lì dentro ci sono 3 miei figli, mia moglie, io, e Teneriato va avanti grazie a decine di collaboratori che gratuitamente si vengono a spendere in quella televisione. Pensate, poi c'è il paradosso pure che l'Università degli Studi manda i ragazzi a fare stage dall'abusivo fino a Venezia. Dice: il cameriere sarà chi da mangiare. E allora lì ho capito che il danno l'avevo fatto, ho messo firma, mi sono dimesso, l'indomani sono andato in onda io con un occhio vesto dicendo: non mi avete fatto un cazzo, se mi dovete fermare mi dovete sparare. E pensate che gli do pure le idee, perché poi ho saputo che c'era un piano per la mia eliminazione fisica. Non è stato portato avanti perché nel frattempo il killer che mi ha bruciato la macchina è stato arrestato per altre operazioni, per una operazione a Dio pizzo. Si è pentito, noi ci abbiamo visto e poi si pentono, ma cioè ne pigliano pure con culo, fanno le pentite. E ha raccontato tutta questa storia dicendo che avevo avuto già l'assenso delle famiglie mafiose locali per farmi fuori, però non sapeva se il piano era ancora attivo o no. Io sono sotto tutela dei carabinieri da 4 anni, cioè mi vengono dietro, accanto a me non ci devono stare perché i miei migliori informatori sono i cittadini, e vedendomi con il carabiniere non posso fare questo mestiere.